Ciao a tutti. Stamattina il Presidente del Consiglio è venuto in Parlamento e ha riferito riguardo alla cosiddetta fase 2. In un lunghissimo discorso, è durato oltre un'ora e un quarto, ha cercato di spiegare le ragioni per cui sia ancora necessario porre limitazioni alla libertà dei cittadini. Progressivamente si apriranno 4 maggio, 15 maggio, 1 giugno. Dopo averlo ascoltato, anche molto attentamente, mi sono convinto che tra me e il Presidente del Consiglio c'è una grande differenza. Io credo, e l'ho ribadito, che la ripartenza possa essere solo scommettendo nella fiducia, nella libertà, nella responsabilità di ogni singola persona, del cittadino, famiglia, impresa, associazione, artigiano, libero commerciante, parrucchiere, ristoratore. Bisogna avere fiducia. Perché dopo 50, anche 60 giorni di restrizione delle libertà, dobbiamo imparare a convivere con questo virus, il Covid-19, e imparare a convivere che, per esempio, come ho detto al Presidente del Consiglio, la socialità, la comunità, l'incontro non è un male. Pensate, il Presidente del Consiglio continua a parlare insieme ai suoi grandi scienziati di distanziamento sociale. C'è bisogno del distanziamento fisico, non del distanziamento sociale. La socialità è un bene per il nostro paese, è una forza della nostra comunità. Questa è la forza del nostro paese. Ecco, io sono convinto esattamente che nell'ascoltare il Presidente del Consiglio ho risentito un po' le lezioni che il preside della mia facoltà, l'allora Gianfranco Miglio, una grande persona, ci faceva in Scienze della Politica e Storia delle Dottrine Politiche. La comunità, gli uomini, non sono capaci di stare insieme, non sono in grado di essere buoni. Prevale sempre il male nella società e allora c'è bisogno, Hobbes, di un leviatano, di un soggetto esterno, lo Stato, che metta insieme e che controlli in ogni movimento il cittadino. Solo così potremo raggiungere una positività, una convivenza civile. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti. Ho fatto tante domande al Presidente del Consiglio, non sono riuscito a fare un esempio che voglio portarvi qui. Non riesco a capire perché dopo 50 giorni in cui gli italiani si sono abituati a fare la spesa ai supermercati facendo la coda e quindi entrando in maniera progressiva al supermercato per legittimamente comprarsi da mangiare, non si possa dopo 50 giorni aver imparato e rispettato tutte le misure di sicurezza fare la coda magari per entrare in chiesa. Il Presidente del Consiglio non si ricorda che c'è qualcuno che ha detto che non di solo pane vive l'uomo. Il Presidente del Consiglio non capisce perché non si possa aspettare altri 15 giorni per i ristoratori per aprire, ma fra 15 giorni rischiano di essere morti. Un mio carissimo amico che ha 19 negozi, 75 milioni di euro di fatturato, è stato uno dei più grandi promotori di una rete commerciale di attività e di marchi sportivi, dice che rischia fra 15 giorni di non riuscire ad aprire. Il turismo è assolutamente con le braghe calate e per terra, al massimo della disperazione. La settimana prossima, tra l'altro, ascolteremo il ministro Franceschini sul tema del turismo. Ecco, mi fermo qui. Io credo che il tema di fondo sia esattamente questo, la sfida della libertà, le norme, come pensa il Presidente del Consiglio, che devono entrare puntualmente a controllare tutto, perché sennò il cittadino, l'uomo, l'italiano non è in grado di rispettare tutto, la fiducia cieca negli scienziati, chissà magari quali scienziati, e invece l'idea di una ripartenza graduale, seria, ma che scommetta tutto sulla libertà e sulla responsabilità. Se avete voglia seguite l'intervento che ho fatto in Parlamento e come abbiamo fatto la settimana scorsa, mandatemi i vostri commenti, mi sono sempre utili, perché questa è la sfida che abbiamo davanti. In ogni caso continuerò a urlare quello che ho imparato nella mia vita. Toglieteci tutto, fateci girare nudi, ma non potete toglierci la libertà. Signor Presidente del Consiglio, io vorrei sfidarla esattamente sulla sfida che lei ha fatto qui oggi al nostro Parlamento e su due questioni su cui lei ci ha sfidato e vuole confrontarsi. La prima, la politica non è la ricerca del facile consenso e quando si governa non si ricerca il facile consenso. Questo è vero per tutti ed è tanto più vero nella situazione in cui noi stiamo vivendo. Gli parla
chi rappresenta qui il più piccolo gruppo parlamentare, quindi sul facile consenso evidentemente credo che potreste tutti insegnarmi. La seconda, ancora più importante, accetti questo consiglio. Rifarei tutto quello che ho fatto. Rifarei tutto quello che ho fatto. Nessuno ha queste certezze granitiche, tanto più davanti allo scenario che abbiamo davanti. Lei è un profondo conoscitore della storia e sa molto bene che l'autoritarismo si afferma sempre in maniera strisciante. Non la sto accusando di autoritarismo, ma le sto semplicemente dicendo che se non teniamo vivo e siamo tutti attenti su questo, rischiamo di andare facilmente in quella deriva. È così sicuro che rifarebbe tutto quello che ha fatto? È così sicuro che ci affidiamo alla scienza per determinare nei piccoli particolari e in ogni minimo particolare tutto quello che noi dobbiamo fare come governatori, come presidenti del Consiglio, come politici? Il compito di chi governa non è quello di tenere presente un particolare, la scienza, la verità. La scienza non afferma sempre la verità, è alla ricerca della verità, ma di tenere insieme la globalità dei fattori. E allora vorrei scalfire questa sua granitica certezza. Oggi il professor Remuzzi, direttore dell'Istituto Negri, il più grande istituto italiano di ricerca biomedica, dice questo. Professore, è giusto ripartire? Assolutamente sì, anche se i rischi sono correlati. Sembra strano a dirlo, ma povertà e conflitti sociali figurano tra le prime cause di malattie e di morte al mondo. Ma lei ha letto il dossier segreto del governo? Questo dossier prende in considerazione 92 scenari possibili, ma tra 92 e 0 è uguale. Significa non avere idea di quello che succederà. Rifarà tutto quello che ha fatto? Mi scusi. Se applicassimo il suo modello, ma lei lo ha fatto ed è stato talmente corretto che nonostante gli amici di 5 Stelle, qui non ha detto 151.231, ha detto 9.000 entro la fine dell'anno. Ma se applicassimo 151.231 in terapie intensive, vuol dire che avremmo 1.500.000 di ricoverati in Italia e 6 milioni di positivi su 60 milioni di italiani. Ma c'è qualcosa che non funziona. Andiamo avanti ancora. Ma lei è così sicuro che il flagello economico non farà più male di quello sanitario? Ma se i bambini non si infettano come il 90% degli scienziati dice, i bambini, quelli piccoli, perché non riapriamo con gradualità gli asili nido, le scuole materne, le scuole elementari? L'educazione non è un elemento importante, io non ce l'ho col ministro, gli sono solidale, ma dico che l'educazione, come discutiamo di riaprire le fabbriche, dobbiamo discutere di come possiamo gradualmente riaprire le nostre scuole. Perché non si va a scuola una volta o due alla settimana e il resto lo si fa con la didattica a distanza? Ma ancora, ma mi scusi, ma lei si è affidato, c'è un modo di governare che vuole risolvere tutto con le norme, sa che cosa penso anche come cultura, che determina anche il minimo particolare e poi è così sicuro che farebbe tutto quello che vuole. Finalmente diamo la possibilità di accompagnare i nostri cari che muoiono con un funerale. 15, perché non 10 e perché non 20? Ma 15 in una cappellina sono un numero disgraziato perché ci fanno contagiare. 15 nella cattedrale di Milano e il Duomo sono un numero ridicolo perché semplicemente ovviamente c'è molto più spazio. Che cosa vuol dire? Quando noi diciamo riapriamo e non mettiamo in contrapposizione salute ed economia, ma non mettiamo neanche in contrapposizione azione e prudenza, come se si volesse agire, che come se chi volesse agire con più determinazione rinunciasse ad essere prudenti. Vuol dire diamo un criterio generale, diciamo che bisogna rispettare le regole, controlliamo che le regole siano state rispettate, fidiamoci di più della libertà, della responsabilità dei cittadini. E concludo con una lettera che mi ha scritto oggi un carissimo amico, un cittadino che dice, si chiama Marcello Brambilla e dice: ci state trattando come dei bambini, come se non vi fidaste di noi, che abbiamo bisogno dello Stato padrone che ci dice in ogni momento quello che noi dobbiamo fare. Vede, lei usa dei termini, noi consentiamo, noi permettiamo, assembramento, e concludo, assembramento sociale, ma incontrarsi con gli amici
Incontrarsi con i familiari, con i congiunti, è un assemblamento sociale. Distanziamento sociale, ha ragione Colao, si parla di distanziamento fisico. La socialità non è un nemico e se noi diamo e trasmettiamo questo messaggio alla nostra gente, quando dovremo ripartire sarà un disastro. Allora, la Costituzione non è una Costituzione che deriva dallo Statuto Albertino. Il suo potere, la sua possibilità di governare, le deriva dal popolo, e cioè dal Parlamento. Quindi noi consentiamo, noi decidiamo, noi imponiamo. È un errore di misura, è un errore di prospettiva. Si ricordi sempre. Che tutte le ideologie partono sempre da una verità impazzita. E allora la sfida è per tutti noi. Insieme vogliamo lavorare a sconfiggere questa malattia. Sappiamo che ci dobbiamo convivere, concludo, e se non ci conviveremo per tanti anni. Qual è la ragione, concludo, per cui la migliore risposta a questa malattia è la terapia? E allora, perché su 25 miliardi abbiamo investito solo 7,5 milioni sulla ricerca scientifica? 7,5 su 25 miliardi. È ancora sicuro che rifarebbe tutto quello che ha fatto? Io no. Ci sono tanti errori che si commettono, ma questa è la strada e la forza di un paese. Correggersi nel confronto e avere a cuore una sola cosa. Fidarsi di chi è protagonista dello Stato, il cittadino, la sua libertà e la sua responsabilità.